Io volevo sapere, a proposito di questa ultima affermazione, voi tra le vostre regole avete o che state al governo o che state all'opposizione, e volevo capire, quelli che sono all'opposizione, voi li considerate comunque nella categoria popolo oppure li congelate? Uno. Due, a Castellammare, come intendete coinvolgere nel popolo la camorra che lava i soldi sporchi nelle attività di ristorazione che stanno sorgendo come fumo? Bar, pizzerie, negozi di elettrodomestici, supermercati, abbigliamento, cioè tanto denaro. Come intendete coinvolgere o escludere? L'arma della trasparenza. Sì, fondamentalmente. Perché sto parlando di Castellammare, sì, è una realtà. Sì, il ragionamento è purtroppo alcune cose non le puoi, non è la responsabilità dell'amministrazione coinvolgerli o non coinvolgerli. Se sentono di coinvolgersi in progetti positivi, che ben vengano, voglio dire. No? Con i soldi della vendita della droga. Ma fondamentalmente intercettare questo non è una cosa che può fare l'amministrazione, una cosa che fa la giustizia. No, la giustizia, cioè, noi cioè, che strumenti abbiamo per sapere che la cooperativa X individuare. Cioè, scusa, forse io ponendo l'accento su una parte della domanda di Liliana che non trovo peregrina del tutto. Nel senso che è quello che dicevo prima, non per contestare o per polemizzare col metodo, anzi il metodo è applicabilissimo, ci vorranno forse 20 anni per vederlo compiuto in modo definitivo e sano, però è condivisibile. Non era per spirito polemico, però prendendo lo spunto dalla domanda di Lidia, cioè a livello locale, nella consultazione popolare, dobbiamo, non possiamo non tenere conto della malafede. Cioè, se c'è malafede, tu apri per dire una votazione, se c'è malafede, contro la malafede non ci stanno argomenti, e se la malafede porta la bilancia della votazione su un avversario anziché un altro, cioè di questo è uno spunto di riflessione, ripeto, non è polemica sul metodo della, no, che vuole adottare il Movimento 5 Stelle. Però se fossi uno di loro ti risponderei che il popolo, un cittadino pesa uno, ma quando è scelto un rappresentante sbagliato che rappresenta la comune, conta un posto nel consiglio comunale o un assessorato o addirittura il sindaco. Ma quindi se io fossi un scelto sbagliato ti risponderei così. Dice tu, giustamente, invece non referendum alle votazioni, ma portate a quella gente in consiglio. Pensano molto di più che non siamo stati fino ad ora. Lo so, perciò era soltanto allora. Non voglio togliere. Abbiamo la stella della trasparenza che dovrebbe sfondare chiaramente tutte quelle che potrebbero essere anche questo tipo di pressioni tra parenti fintamente democratiche all'interno delle decisioni prese nel comune a Palazzo Farnese. Quindi insomma, su questo ritorno un attimo sul metodo, ma proprio come meccanismo, non è che noi domani mattina caliamo su Castellammare una lenzuolata come ha fatto pensare di referendum, no? Volete questo, volete questo? Assolutamente no, cioè ci siamo preintesi. Il metodo nostro è di partecipazione, cioè noi dobbiamo cominciare a far partecipare. Nell'ambito della partecipazione si può fare anche un voto, cioè quindi noi dobbiamo vedere delle persone che si informano, che si documentano, che si attivano, che si fanno vedere, che dicono la loro, eccetera, eccetera. Quello è, quando si arriverà quello è il bacino dove poi si andranno anche per esempio a fare dei microsondaggi. C'è una base, ma la legislazione anticamorra ci difenderà da questo, cioè la vera cioè applicazione di questo tipo di la legislazione è chiaro che la legislazione è chiaro che se non hai il certificato antimafia se non hai il certificato antimafia non partecipi ai bandi del comune, la, non puoi partecipare attraverso questo sistema ce l'hanno tutti, lo so, anche che
Regio, facciamo un referendum. Che volete fare? La spiaggia pubblica, la spiaggia pubblica. Anche la Camurra ci, ci sarà la guerra, come la vediamo a livello nazionale, sui referendum abrogativi che abbiamo assistito. Perciò anche noi abbiamo deciso per esempio di togliere il quorum, perché togliendo il quorum fai cadere il gioco squallido della sottrazione al confronto politico, no? Cioè invece di dire le ragioni del no, si dice no, non va bene, non ne parliamo, però spegniamo i riflettori sull'argomento. E se questo il ragionamento sul referendum a Castellammare senza quorum è sicuramente uno degli strumenti che noi stiamo pensando di realizzare, vorremmo fare, faremo, speriamo, ma come strumento abrogativo o anche propositivo. Nel confronto invece, come la modifico statuto. Dobbiamo fare il regolamento e il referendum abrogativo, abbiamo fatto quelli propositivi, consultivi. Si possono fare. Si sta facendo a Milano, ci sta, noi la cosa, la forza del Movimento 5 Stelle non è soltanto l'intelligenza collettiva locale, ma la forza del Movimento 5 Stelle è l'intelligenza collettiva nazionale. Noi ci stiamo confrontando, ci siamo messi in contatto con Parma, con Milano, cioè la forza del Movimento 5 Stelle è che tutti quanti rispondono al telefono e tutti quanti rispondono via internet alle nostre email. È una cosa, non dovete sottovalutare. Non ho capito. Perché non c'è libertà, un po' di... perché il giornalista, specialmente il giornalista pagato dai soldi pubblici, sì, sì, Vabbè, ma se la bicicletta in paga. No, vabbè, ma ci vuole decenza il giornalista. Il giornalista, io non voglio difendere il ragionamento, ma lo condivido totalmente. Ho appena fatto l'intervista filmata. Il giornalista spesso e volentieri, lo stiamo vedendo in questi giorni. Non so se ve ne state accorgendo, chi si informa con i giornali, con il televisore, eccetera, eccetera, hanno notato la violenza che stanno esercitando con il Movimento 5 Stelle. L'avete notato? No, è macroscopico ormai. Beh, allora cioè, offrirci al giornalista che estrapola la mezza parola sbagliata o quella è un gioco allo stilicidio, cioè noi ci la televisione, posso dire, l'abbiamo vissuta. Abbiamo visto quando per esempio un grillino è stato ospite da Sant'Oro, lo mettevano sul trespolo o lo fermavano quando stava facendo una cosa interessante. Cioè il confronto nell'arena pubblica deve essere fatto in modo preciso. Se noi andiamo per esempio da Ballarò, ho visto l'altra sera l'intervista a Flores, il quale ha fatto chiaramente, dichiaratamente, un manifesto anti Movimento 5 Stelle. Ma noi ci andiamo a dire, cioè come ci confrontiamo? Se il Movimento 5 Stelle è visto come un nemico per i media, perché noi siamo visti come un nemico, perché vogliamo togliere il finanziamento pubblico, un miliardo di euro. Siamo visti come un nemico perché siamo venuti saltati da partitocrazia, regge il sistema mediatico nazionale. Cioè, voglio dire, è normale che ci dobbiamo fare qualche altro. Vabbè, domenica. Volevo solo dire adesso. Noi siamo qui, siamo stati molto contenti di essere qui. Consentiteci, vorrei avrete un giudizio su di noi. Io sono del Movimento 5 Stelle, chiaramente sono un candidato. Il mio giudizio sul vostro movimento non è positivo. Consentitemi questa piccola riflessione. Io ho visto delle domande, soprattutto dalle signore, tese a sottolineare più volte che la partecipazione diffusa, diffusissima, degli strati più bassi della popolazione siano quasi visti come una cosa negativa. Io sono un insegnante e sono assolutamente felicissimo di ricevere dai miei allievi dei feedback positivi per poter migliorare la mia professione. Io il politico me lo immagino così, scusatemi questa fantasia, ma io vorrei che i cittadini tutti, noi siamo andati nell'Aranciata Faiti, il centro antico,
tutte le zone di Castellammare, non c'è una zona di serie A e non c'è una zona di serie B. Io sono di San Marco, sono assolutamente sereno quando abbiamo fatto delle battaglie per poter dire la Juve stava in serie B e la Castellammare era piena di spazzature. Abbiamo detto serenamente: signori, ma Bobbio ci sta prendendo la spazzatura da casa mia, dal San Marco, e la vuole portare nell'Aranciata Faita, e questa non mi sembrava una cosa giusta. All'Aranciata Faita gli ultimi della classe erano quelli che si dovevano pigliare la spazzatura di Castellammare, semplicemente perché erano gli ultimi della classe e ci sono tutti i delinquenti. Io ho incontrato delle persone straordinarie in quella che era l'inizio della mia avventura nella politica, e evidentemente vinta, battaglia vinta, perché la spazzatura nell'Aranciata Faita non c'è stata messa. Io sono serenissimo a dire che la partecipazione popolare diffusa è esattamente quello che il movimento sta perseguendo e che noi perseguiremo a Castellammare, ma nella maniera più serena. E io dagli interventi ho visto, ho sentito proprio emergere questo movimento messo su uno scranno, e vedere questi poverini, ma come faranno a decidere del loro stesso bene? Non hanno gli strumenti. Io questi strumenti glieli concedo, ce li hanno, cioè assolutamente glieli attribuisco. Sono della quota di malafede che potrebbe portare a una partecipazione drogata. La partecipazione non è drogata mai, scusami. La partecipazione, scusami Rosario, concludo il mio intervento. Io veramente, abbiamo fatto anche le citazioni a Camorra, eccetera. Non ci sono gli ultimi della classe. Anche chi ha sbagliato, anche l'ex detenuto riabilitato, ha tutto il diritto di poter partecipare in maniera attiva, e sono convintissimo del contributo utile di ciascuno dei nostri concittadini. Sono proprio serenissimo in questo. Io non lo so, dai. Vabbè, questa è la mia opinione, io ho fatto questa premessa. Assolutamente, vabbè. Ho fatto la premessa, è la mia sensazione. È la mia sensazione. Sono soltanto una che parlo troppo, però siccome parlo troppo parlo. Va bene. Allora, ci deve essere stato un equivoco, per il quale evidentemente non mi sono spiegata. Innanzitutto, è stata un po' demonizzata la partecipazione. Non voglio, assolutamente, guardate, io sono venuta lasciando due bambini a casa da soli, preparandogli le piadine sul tavolo perché non volevo mancare. E non per la curiosità, non ci vuole il fenomeno da baraccone, perché è quello che mi sarei auspicato anche a Roma. Cioè, la seconda domanda scema che volevo fare, se volete il confronto, però non, una domanda senza punti interrogativi, non voglio la risposta. Se volete il confronto con tutti quanti i cittadini, poi come mai non lo volete con quello del PD, quello del PDL? Come mai quelli non sono più cittadini? Come mai, quando tra tutte queste persone ci sono anche persone per bene? E ci sono anche venuti come due cittadini. Io, soprattutto, soprattutto questi sono venuti. Tu devi accettare. Sono la seconda signora, però non vuole la responsabilità di essere quella, come dire, dici, il movimento è quella, no, altro movimento, per fortuna ognuno parla per sé, quindi non, come dire, non discreditate tutto il movimento per colpa mia. Però io nella mia vita ho solo avuto e solo ho le tessere del supermercato, di partiti mai. Va bene, me lo va bene. Quindi posso rispondere molto velocemente alla domanda. Posso rispondere molto velocemente alla domanda. Sicuramente il confronto, tant'è che ho tantissimi amici di destra e di sinistra. Alleanza no. Risposta è facile. Mentre in voi vedo l'idealismo che io non riesco a condividere. È proprio quello che non faccio abbiamo. La differenziata sempre. Non sono una carta a terra. Sono un insegnante militante come te, e a Castellammare non è che ci sono cittadini seriali, cittadini seriali, ci mancherebbe altro. Infatti a me la parola popolo non mi piace proprio, però ci sono persone che hanno avuto delle condizioni di vita tali per cui adesso sono trattati e vivono come cittadini di serie A e di serie B, e hanno anche deciso, loro malgrado non hanno deciso, di
di non partecipare. Guarda che questa è una realtà. Non cadiamo nello stesso errore, questo mi viene da dire, non cadiamo nello stesso errore. Invitiamo queste persone, stimoliamo queste persone a partecipare. È lungi da noi assolutamente pensare che le igiene meno ambiente siano minus sapiens. Guarda, quando sul movimento c'è un non è anti-MSI, è proprio anti-sclerotizzazione. Per l'amor di Dio. Ma allora, gli altri partiti parliamo delle istituzioni, ma non a fare gli accordi tra le quattro mura. Candidato alla presidenza, vorrei soltanto se vuole chiosare. Chiosi pure. Se non vuole chiosare, non chiuso. Però posso perdere gli ultimi due secondi per dire pensiamoci, riflettiamo, anche a voi, un altro movimento, e ho letto il manifesto, siamo fotocopio compatibili, quindi. Però vi dovete decidere. O vi fidate di quello che noi rappresentiamo? No, ma perché se sono confronto, questa sera vi abbiamo semplicemente invitato senza nessun pregiudizio particolare. Ma allora Michele, ci faccio una domanda, ma ci fai capire loro cosa vogliono dire? Allora scusate, non solo, se permettete, fai capire. Faccio una richiosa ed è questa. Essendo il Movimento 5 Stelle portatore di un metodo molto innovativo, che è molto particolare, pone inevitabilmente una serie di obiezioni più o meno pertinenti che possono sembrare bis polemica oppure demolizione di altri. Ci sono delle cose che per capire ci vuole più tempo e per maturare ci vuole più tempo, sicché le nostre domande erano tese soltanto a capire bene nel confronto a quello che abbiamo avuto. Questa era la nostra intenzione e sarà anche in futuro, se vorremmo avere altri confronti più, quando ci avvicineremo di più alle elezioni e ci saranno più delineate anche gli schemi e le squadre per valutare anche delle posizioni eventualmente comuni. Ringraziamo Censo Amato e la notizia è che questo è il voto durato di più. Sì.